La proposta di questo gruppo di lavoro che noi stiamo strutturando è, partiamo da chi siamo, che noi ci proponiamo come gruppo di lavoro organico al PD per una proposta di rinnovamento nel modo di intendere e di costruire quella che può essere la proposta politica e amministrativa per la città. Siamo un gruppo variegato, rappresentiamo diverse anime all'interno del partito, quindi questa è un'operazione che non è la costituzione di un comitato adesso domodossola che esiste già, peraltro, è qualcosa di diverso, è la costruzione di un progetto che raggruppa anime differenti. Damiano Del Barba è un cooperliano, se vogliamo utilizzare queste categorie, Gabriele Ricci è un civatiano, ma non è questo il punto. In qualche misura noi intendiamo mettere a fattor comune quelle che sono le nostre differenti sensibilità per un obiettivo comune, un obiettivo che nasce dal PD e che è però innanzitutto un obiettivo per Domodossola, in qualche misura quello che la direzione nazionale fatica a mettere insieme, noi agevolati da quella che è una realtà locale, amministrativa, e quindi è chiaro che le esigenze sono differenti ed è probabilmente più semplice. La nostra sfida è quella di riuscire a costituire un gruppo di lavoro dove è vero che abbiamo dato come associazione una cornice, per così dire, renziana, ma per andare ben oltre quello che è un ragionamento di cornice. Il sindaco Catrini ha già dichiarato ben vengano le primarie, io mi candido, quindi troverete un nuovo candidato che si possa affiancare nelle primarie? Beh, direi di sì, l'ambizione è quella di costruire quindi attraverso questo gruppo un percorso che possa arrivare a esprimere un candidato. È chiaro che il nostro orizzonte è un orizzonte del 2016, quindi delle elezioni, delle primarie e poi delle amministrative. A oggi questo candidato, sorrido a dirlo, ma non è Damiano Del Barba a oggi, potrà essere qualcuno del gruppo. Ci piace anche in questo portare un'istanza di rinnovamento nel momento in cui la nostra proposta vuole partire dal basso, cioè costruiamo un progetto, ci troviamo sui contenuti, ci poniamo dei temi, portiamo delle idee, poi arriverà il nome. Vi siete dati un tempo entro il quale farlo? Perché poi le elezioni sono subito dopo l'anno nuovo. Sì, certamente i tempi sono quelli dettati dalle scadenze, quindi sia rispetto alle primarie sia rispetto a quella che può essere la proposta amministrativa. Siamo all'inizio di un percorso, quindi è un work in progress, se vogliamo definire così. È un percorso che noi vogliamo andare a costruire nella maniera più aperta, più partecipata possibile, quindi con un'evidente apertura a quella che può essere la società civile, a quelle che possono essere le categorie. Sicuramente il nostro è un progetto inclusivo, quindi le parole e i termini che mi vengono in mente sono apertura e collaborazione. Se noi vogliamo essere, se vogliamo utilizzare una parola di rottura o di antagonismo, questo è, noi siamo antagonisti al centrodestra, non siamo antagonisti in casa nostra. Quindi la nostra proposta è di massima apertura, certo che possono tranquillamente essere presenti rapporti dialettici interni anche al partito per andare a costruire quella che potrà essere la migliore proposta possibile, ripeto, per la città. Voi sosterreste una candidatura a Catrini? Direi di no.